Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Brawl Stars. Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag Brawl Stars sotto i commenti per ricevere un cuoricino, passare dal nostro Discord pubblico che trovate qua sotto in descrizione e passare alla nostra pagina di Twitch dove saremo in live tutte le sere dalle ore 8:30 dal lunedì al venerdì, salvo imprevisti ragazzi. Ma andiamo avanti con la puntata di oggi. Prima di tutto voglio andarmi ad attivare il Brawl Pass, perché grazie a 10 gemme che ho preso dal pass nuovo, giustamente, perché già sono alla quinta posizione qui come potete vedere, posso andare direttamente avanti. Intanto abbiamo qualcosa nel stage precedente, ho dei punti che mi sono lasciato. Ok, proseguiamo. Allora, attiva. Vai, così intanto ci prendiamo anche immediatamente la skin di Pocho Star, con tanto gran piacere. Perfetto, attivazione effettuata. Ok, abbiamo la skin di Pocho Star e questa me la prendo subito perché io adoro questa skin. Ma la cosa interessante che andiamo a fare oggi, ragazzi, ho visto nel negozio che, a parte questi raddoppi a gettoni, si vanno a unire ai miei milioni di raddoppi a gettoni, ci sta anche l'abilità stellare pressione fiscale, che è la nuova abilità stellare appunto di Colette, che dice: durante i suoi scatti Colette trascina con sé i nemici colpiti fino alla distanza massima raggiunta con quell'attacco. Ok, ok, me la vado a prendere. Perfetto, quindi oggi andiamo a provare Colette, giustamente ancora a trofei abbastanza bassi, ma andiamo a fare su Foot Brawl perché ho anche una missione da fare che è causa 60.000 punti di danno in Foot Brawl, quindi probabilmente potrebbe andarmi abbastanza bene in questa situazione. Allora andiamola a provare insieme e vediamo che cosa succede con questo gadget e se posso utilizzarlo bene in Foot Brawl. Giustamente sono andato con i random, quindi chissà che cosa succederà. Allora intanto possiamo prendere a chilometri di distanza, quindi abbiamo un buon vantaggio. Ok, ho fatto anche un'uccisione involontaria, oserei dire. Quasi. E abbiamo già la palla. E niente gol perché è arrivato nel primo tattico cattivissimo in faccia. Ok, l'abbiamo colpito 2600 danni perché come sappiamo i primi colpi fanno sempre un sacco di danni. Allora, vediamo un po'. Niente, è andato al contrario perché mi ha messo la torretta sulla faccia. Quindi potrebbero anche farci un gol diretto. Vediamo un po' che cosa succede. Vai, ci hanno provato? No, per fortuna abbiamo la nostra Jessie che sta ferma lì. Si è bloccata del tutto, ragazzi, quindi potrebbe essere già un gol avversario. Ok, abbiamo un grosso problema con la Shelly, è grossa e ha ucciso il nostro Bull, io non posso ucciderla. Ci sta pensando la torretta, perfetto, questa cosa ci è piaciuta. Potremmo andare a dritto di qua, vediamo un po' se sto tizio viene da sto lato, vienice. Ok, ci è piaciuta la cosa, vediamo un po' se colpendolo, ok, l'allontano e gli levo anche la palla. Benissimo, ok, può essere sfruttata in questa maniera ma non è facile perché bisogna avere la super carica per fare una cosa del genere. Ok, levata la palla e uccisa, benissimo. Allora, non sono bravissimo. Ho capito già questa cosa. No! Madonna, quello è tornato indietro, è scappato perché aveva paura della torretta. Comunque abbiamo una Jessie che sta in porta fissa come se fosse in portiere. Manco veramente stassimo a giocare veramente a calcio. Però, ok. Olè. Vai così, niente. Mi sono fatto eliminare malissimo. È da imparare a giocare bene questo brawler. Ha veramente tante particolarità che possono dare problemi. Ok, abbiamo un Bull non furbissimo e questo già l'abbiamo notato. Ok, possiamo fare una caricata, perfetto. Così la eliminiamo, intanto c'è quella Jessica che ha deciso di fermarsi. E vediamo se riusciamo a fargli un golletto all'angoletto o no, perché l'ho tirata male. Nel movimento ho fatto lo sbaglio della vita, benissimo. Allora, se la Jessica ci desse una mano più avanti sarebbe comodo, invece sta totalmente ferma, quindi non vorrei fosse un bottino. Ecco, giustamente sono andato a sbattere contro il muro. Non so perché la mia super dovrebbe aver caricato il muro, visto che la diagonale c'era. Però questo brawler ha diversi problemi e questo l'abbiamo già potuto notare. Questa sicuramente va a essere persa, perché più di questo non possiamo fare. Ok, se il Bull ci dasse una grande mano potremmo anche inventarci qualcosa. E invece no. Forse riesco a fare il gol, invece no, perché me l'ha parata la Sasha lì maledetta. Ok, uno l'ho pure eliminato, mi piace però. Ragazzi, la cosa bella è che con una partita ho fatto già quasi tutta la missione. Andiamo a provarne un'altra, vediamo un po'. Sto con i random, ragazzi, quindi quello che mi capita, mi capita. Ok, vai così. Questa rosa l'abbiamo presa male, quella l'abbiamo abbassato malissimo. È perché noi facciamo tanti danni e subito in pratica. Eccolo, vai, prendiamola. Ah, me l'hanno ammazzata prima, va bene. Poteva starci la combo e quell'attacco comunque, poteva andare bene. Sinceramente, vediamo un po'. Ok, cerchiamo di togliergli un po' di danni un po' più seri. Ok, eliminato. Una bella caricata. Quindi le kill effettivamente le possiamo fare. La Shelly è andata a dritto, non so perché, ma a noi ci piace. Perché andiamo a dritto, perché quello non so, sta combattendo in questa maniera, tre punti interrogativi, sarà un bot probabilmente, anche perché siamo a pochi trofei ancora. L'abbiamo sbloccata da poco. Mamma mia, che caricone. Ok,
Ok, forse è utilizzabile. Abbiamo già vinta questa. Ho già finito la missione dei danni grazie a Colette. Con Footbrawl è veramente rapido, quindi se dovete fare le missioni appunto con i danni, utilizzate Colette perché può dare dei buoni risultati, ragazzi. Ok? Adesso sto provando una raffagemme anche perché ho la missione di fare uccisioni e penso che non mi capiterà così facilmente come è successo in Footbrawl. In una raffagemme è un po' diversa la situazione, lo sappiamo tutti. Allora, potrei caricare? Ho fatto la kill, raga. Ci piace sta cosa. Ecco, magari le gemme non le dovrei prendere io. Questo forse è una cosa più specifica da pensare. Va bene, abbiamo abbassato l'avversario e quindi è dovuto scappare di corsa. La gemma me la prendo io, va bene, ho capito, le sto prendendo io. Dovrò giocarmela molto safe. Oppure faccio caricone e faccio double kill. No, scusate, che cosa sta succedendo? L'ho giocata ieri e non riuscivo a farlo. Probabilmente grazie anche a questa cosa della spinta della sua abilità stellare ci dà un po' di vantaggio in più tattico. Ecco, però non possiamo fare la kill se non abbiamo la super. E questa è una cosa abbastanza particolare. Ok, mi sono fatto colpire forse un po' troppe volte. Dovremmo stare alle stelle sufficienti. Ah, me l'ha ucciso lui, volevo farlo io. Devo fare tutta la combo. Comunque stiamo ormai in vantaggio, stiamo in vittoria, quindi direi di beccare, che non si fa ammazzare pure il nostro tizio lì. Ok, ho fatto l'eliminazione io. Ah, ci hanno fatto scendere gemme, va bene, l'ho recuperate. Ce l'ho tutte io le gemme, raga, quindi basta che me do io. Anzi, addirittura se mi vengono contro vi posso pure spingere via e vinciamo ugualmente, ragazzi. Quindi faccio un po' di scherzetti, facciamo un po' di scherzetti, dai. 5 secondi, 4, dai, siamo forti. E là. Benissimo, vinta alla grande. Ma sì, visto che ci stiamo, un'altra bella raffagemme. Abbiamo fatto già 3 kill su 9 di quelle delle quest giornaliere, quindi... oserei dire che stranamente me la sto cavando con le missioni giornaliere. E il suo attacco mi permette anche di usare tanto auto-aim, perché ha un attacco velocissimo che fa tanti danni. L'ho lisciato perché qua sono andato di auto-aim. Ecco, in quel caso forse era il caso di colpire un po' più secco. Ok, ho fatto un'uccisione. Uccisione tutta mia. Quindi effettivamente ne abbiamo avuto la possibilità. Ok, in questo caso no, però ho caricato la super. Quindi posso approfittarne in una situazione un po' drammatica. Tipo in questo caso sto un po' a rischio io, perché c'è una fam che mi sta inseguendo. Però posso fare questo e l'ho fatto male. Ah, perché è partito in auto e non mi ha fatto la mira. Io ho mirato e invece non ha mirato. Può succedere. Ok, caricone in mezzo. Non mi sono fregato, mi sono fregato qualche gemma forse. Non tante, ma qualche gemma me la sono portata a casa. Allora, ho preso la fam e sono rimasto anche vivo. Veramente un pelo di vita, grazie. Quello me ne vado a prendere io. È stato molto gentile. Direi che una te la lascio perché vedo che sto a rischio pam che mi uccide. Quindi assolutamente non esageriamo. Sto esagerando, lo so. So che ho questa tendenza ad esagerare. Ok, con in combo la tizia ci sta bene. Allora, l'ho tirata male. Infatti mi ha preso due volte lui, per poco mi uccideva. Perché ho fatto predict e invece non si è spostato come pensavo io. Allora, per togliergli quella torretta io non sono adatto, però stiamo in vantaggio, quindi perché non approfittarne? Ok, colpito due volte. Olè, mi riporta a casa le gemme, ciao. Ciaone proprio. Viecce, pam. Ok, devo dire che non ce la caviamo male. E effettivamente anche l'abilità stellare ci sta tutta. Distruggere la torretta del pinguino è quasi improponibile. Ok, non abbiamo fatto noi la kill, siamo 14 a 4, vinta la grande. Fanne un'altra giusto perché devo fare altre due kill per finire la missione giornaliera e poi ci stiamo, ragazzi. Poi ci salutiamo. Era una cosa... giustamente abbiamo il tizio che come al solito è FK all'inizio della partita. Giustamente a sti livelli di trofei se ne trovano, ma anche a livelli alti, ragazzi, non vi pensate, non è una cosa solo di questi punti e di questi tempi e di questi livelli. Vediamo un po' se riusciamo a combinare qualcosa. C'è quel Frank che ci sta provando tatticamente. Giustamente l'ho ucciso, ma stavo per prendere il muro con la caricata. Quindi una kill ce la siamo portata a casa. Allora, questo si abbassa facile, fortunatamente. Vaffanbeccolo! No, veramente, raga, sta cosa non mi piace. Cioè, non può essere. Là non doveva prendere il muro. Là, anche senza andare verso il muro, l'avrei potuto prendere quello. Quindi, perché? Ok, quello sta lì. A 9. No, no! Allora, il flank si è fermato. Che non è male come cosa. Mi dai una kill gratis? Mi dai una kill gratis? No! Stompirla. Compirla, raga. Ce n'avamo una FK e noi ce n'abbiamo una FK, ok. La cosa non mi piace, questa partita è veramente brutta. Però intanto le kill ce le dobbiamo prendere, quindi
Vediamo un po' di fare qualcosa. Wow, vai, uccidili. Ok, è rimasto in vita quello lì che c'ha tutte le gemme, però. Vai, caricato. Ucciso. Ok, mo c'è il Frank, però. Ci sto provando, ragazzi, ma la vedo molto. No, la Maxine ci ha fregato, raga. È tornato in vita il Frank alla grande, ma la Maxine ci ha fregato. Niente, è perso. Peccato, peccato. Poteva essere una buona occasione quella. Però le kill ce le siamo portate a casa. Ci dovrebbe dare comunque la quest finita. E niente, il nostro compagno è stato ucciso dal Frank. Si è fatto fregare. Nulla, persa. E niente ragazzi, ci siamo fatti qualche partita con questa Colette con la sua abilità stellare. Vi ho lasciato tutte le vinte e le perse, non è un problema, anche perché comunque eravamo a livelli bassi. Abbiamo visto anche il Brawl Pass acquistato grazie a 10 gemme del nuovo pass, quindi giustamente ce ne avrò 10 in meno nel prossimo. Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se no, lasciate l'hashtag Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate al nostro Discord pubblico, trovate qua sotto in descrizione, e passate alla nostra pagina di Twitch dove saremo in live anche questa sera, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30, salvo imprevisti ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video.